Ora la pagina politica con l'ennesimo scontro sul fronte della legalità tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Andrea Bovio. Tra interviste, smentite, attacchi politici e stralci di intercettazioni, la vicenda Quarto si ingarbuglia sempre di più. Oggi è Alessandro Nicolais, ex capogruppo 5 Stelle in Comune, a dire in un'intervista a Repubblica contatti tra direttorio e sindaco c'erano e come, i più recenti a dicembre a casa di Fico e c'era anche Di Maio. Nel pomeriggio su Facebook chiarisce, non ho mai pronunciato le parole apparse nel titolo, non ho mai detto che abbiamo avvertito tutti. Sostengono i 5 Stelle che le parole di Nicolais confermano la versione che hanno dato loro, vale a dire che i vertici del movimento sapevano dei contrasti politici, non delle minacce. E Roberto Fico ai magistrati ha precisato, non ho mai saputo dalla Capuozzo la vicenda nei termini in cui l'ha raccontata a voi. Per il movimento sul caso Quarto è in atto una campagna di disinformazione. Lo abbiamo detto e ripetuto ovunque, ma evidentemente non basta mai. Fico e Di Maio non sapevano delle minacce. Contro il Movimento 5 Stelle c'è una campagna diffamatoria. De Robbio è stato allontanato a dicembre perché aveva comportamenti scorretti e contrari al programma del movimento. Il PD però continua ad attaccare. Orfini scrive, tra i comuni che amministrano i 5 Stelle non ce n'è uno che non abbia un problema. Quando si scopre di avere la camorra in casa non ci si può limitare a qualche espulsione di comodo, bisogna capire come ci è potuto entrare, poi fare pulizia come abbiamo fatto noi a Roma. E i democratici insistono sul caso Quarto, i vertici 5 Stelle hanno mentito. Il Partito Democratico in Italia governa migliaia di comuni e soprattutto crede nel lavoro della magistratura e non ha niente da nascondere. I 5 Stelle invece, nel caso di Quarto, hanno montato una montagna di bugie, prima negando che ci fosse un problema, poi cercando di nascondere la polvere sotto il tappeto e infine scaricando tutto sul sindaco di Quarto. Chiedano scusa ai cittadini di Quarto e soprattutto agli italiani per la montagna di menzogne che hanno messo in piedi. Martedì sera il sindaco di Quarto, Rosa Capuozzo, verrà ascoltata in commissione antimafia e dopo, fa sapere, parlerà coi giornalisti.